E questi? Quasi quasi. Ma sì, dai. Fermo, non farlo! Oh, sono arrivato in tempo. Ma che cazzo? Senti, sono Tema da un altro universo. Sono venuto qui sfidando tutte le leggi della natura per poterti dire di non fare questo acquisto impulsivo. Assolutamente. Ma perché mai, scusa, sono così belli? No, non lo fare! Non hai idea di cosa scateneresti! Dai, ma cosa potrebbe mai succedere? Certe azioni, se fatte in determinati momenti, in determinati universi, possono influire anche le altre dimensioni. Per esempio, questo tuo acquisto impulsivo ha causato nel mio universo una guerra civile che dura ormai da 3 ore! Ma comunque, numerosi altri fatti indicibili possono accadere, disastri, interi corsi di storia che possono essere riscritti, persone che possono morire, altre che possono addirittura non nascere. Io ti prego Hank, non fare questo acquisto impulsivo, ne va della vita di molte persone. Ma se sei qui vuol dire che il fatto è già successo, giusto? E se sei qui in questo universo perché il fatto è successo, non puoi venire qui prima che il fatto succeda ad impedirmi di farlo accadere, in quanto se tu lo facessi non avresti ragione di essere qui ad impedirmi di farlo accadere. E quindi succederebbe in ogni caso, giusto? Aspetta che mi hai un attimo intordato il cervello. Non stare ad ascoltare questo tizio qui. Non succederà niente di strano. E poi, cazzo, questi stivali ti stanno proprio bene. Scusa, come puoi dire questo? Guarda, guardami. Guarda come sono conciato. La cosa non mi riguarda. Ma come non ti riguarda? Io sono te. Come fa a non riguardarti? Ma salve a tutti, sono Hank della dimensione dove nessuno porta i vestiti e sono venuto qui per dirvi che francamente a me gli stivali, i cappotti, i cappelli non me ne può fregare un tubo. Ciao a tutti. Ragazzi, io non ci sto capendo più niente, quindi facciamo così. Questi stivali non li compro, così, eh? Tutti i problemi risolti, eh? Che ne dite? Oh, grazie Hank. Grazie, veramente. Guarda che io sono lui, dello stesso universo, ma fra 10 minuti. E sono venuto qui soltanto per distrarti mentre lui cliccava il tasto d'ombra. Cosa? Ma Hank! A quanto pare. Oh, suona il campanello, sarà il corriere. Di già! Come cazzo grazie. È possibile? Beh, ragazzi, vado io, eh. Fermi tutti e due, nessuno andrà a prendere quel maledettissimo pacco, intesi? Oh, 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 fermo con quell'arnese, non facciamo ulteriori casini nello spazio-tempo, eh? Ecco, appunto. E là, sono sempre Hank di questo universo, ma fra 25 minuti, e dato che l'altro Hank dell'universo della guerra ci ha minacciato con il fucile, ho pensato di intervenire di nuovo. Ecco gli stivali, al volo! No! Sì, to!
Beh, ragazzi, sono proprio figo. Bene, il mio lavoro qui è terminato, ragazzi. Torno nel mio tempo corretto, eh? Ciao. Ora aspetta, andiamo a berci qualcosa, no? Ma perché no? Dai, ti aspetto giù. Sapete, ragazzi, vengo anch'io. Dannazione, un bel whisky è proprio quello che mi ci vuole dopo tutto questo trangusto. Ma quindi ora, fra 10 minuti, devo tornare indietro e ripetere tutta questa sceneggiata? Certo. E la macchina del tempo dove la trovo? No, non ci puoi fare, non trovo la linea. Pronto. Oh, ma dove sei? Guarda che qua la guerra è finita. Come sarebbe dire finita la guerra? E poi... che cazzo di telefono hai che chiama fra universi? A dire il vero, è complicato da spiegare, ma sembra che non sia mai iniziata. Che vorresti dire che non è mai iniziata? Io sono ancora armato. Scusa, scusa un secondo. Sono Hank di 2 giorni dopo l'acquisto. Avevo già assistito alla tua scenata, quindi ho fatto dei calcoli. Ho scoperto che per evitare problemi al tuo universo sarebbe bastato comprare gli stivali un giorno prima. E così ieri l'ho comunicato ad Hank. Così il tuo universo è salvo e siamo tutti contenti. Ciao e buona fortuna per il rientro, firmato Hank. Ma... se la situazione era già risolta, come mai sono qui? Ma vaffanculo.